Buonasera, innanzitutto io porto anche il saluto del mio collega Stefano Marotta, con cui ho appunto creato ormai 20 anni fa il nuovo Marotta Russo, non poteva essere presente per impegni accademici di docenza. Beh, rispetto a tutte le considerazioni fatte finora, devo dire che sono rimasto molto, molto colpito dal ragionamento proposto dal professor Ferraris, che mi trova largamente, anzi del tutto d'accordo, anche nelle prospettive con cui in realtà Marotta Russo hanno cominciato a operare in ambito artistico. Noi siamo nati come artisti poco più che ventenni nell'ambito dell'arte concettuale delle installazioni assai specifiche, e questo accadeva all'inizio degli anni 90. Effettivamente nel corso di quegli anni, andare avanti anche della nostra ricerca, ma molto più semplicemente della nostra esperienza di vita, ci siamo accorti che letteralmente sotto il naso stava accadendo qualcosa di decisamente importante, cioè l'avvento per l'appunto non tanto dei computer, sui quali effettivamente l'impatto generazionalmente l'avevamo già provato negli anni 80 con i primi non computer, il Commodore 64, chi non se lo ricorda, quanto proprio della rete. Internet come rete, e quindi come effettivamente una dimensione estesa, così l'abbiamo sempre percepita, dell'esperienza, più che una. Noi abbiamo subito polemizzato con un concetto all'epoca molto in voga di virtuale, virtualità, che rimandava comunque a qualcosa di fasullo, di, nella migliore delle ipotesi, comunque uno semplice banale rispecchiamento magari in sedicesimo di quella che è la realtà propriamente detta. Noi invece abbiamo sempre subito percepito, ci siamo posti il problema anche creativo, dell'impatto che antropologicamente tutto ciò stava portando, di come effettivamente lo spazio del web fosse un contesto vero e proprio, sviluppo naturalmente in quegli anni, chiaramente non ancora con l'impatto che ha adesso, ma prefigurando questo abbiamo cominciato a interessarci decisamente rispetto a quella direzione, intuendo anche lì, con una per esempio delle serie che poi ci ha dato la prima notorietà nazionale, con una serie chiamata Under the Domain Name, sotto il nome di dominio, appunto ci siamo posti il problema di cosa ci fosse realmente sotto un nome di dominio. Per chi non lo sapesse, il nome di dominio fa riferimento all'indirizzo, alla locazione e non locazione web di uno spazio che per l'appunto noi vivevamo come uno spazio esteso dello spazio sociale, dello spazio di interazione, oltre che dello spazio di comunicazione. Questa serie effettivamente fu composta esattamente così, archiviando, letteralmente archiviando delle pagine web realmente esistenti sul web all'epoca, privandole dei contenuti testuali iconici e rimontandoli in quel caso in pannelli che poi venivano stampati digitalmente su supporti, che quindi hanno una sorta di nuova forma di quadro in qualche maniera, a prefigurare anche un montaggio assolutamente non interpolato in alcun modo di queste grandi strutture in quello che era un paesaggio urbano in qualche maniera, che comunque prefigurava l'idea di un nuovo concetto di civiltà e di città, quindi, che ne estendeva il concetto. E dove questo archivio era a sua volta l'archivio di un archivio, perché queste pagine poi le avevamo scelte in base a quello che è l'abitudine che Google già dall'epoca coltivava di fare lo zeitgeist, cioè la statistica a fine anno di quelli che erano i siti più cliccati, quindi in qualche maniera rilevando una sorta di coscienza collettiva, come effettivamente accadeva già all'epoca, fosse chiaramente più parziale in qualche maniera rispetto a quella attuale, visto che la penetrazione sociale del web era stata già grande, ma non ampia e diffusa ed estesa come adesso, e quindi anche una categorizzazione in qualche maniera, degli interessi del momento, storicamente determinati in, quegli anni. E ricordo in particolare la versione in forma installativa parentale fatta in occasione dell'inaugurazione di Villa Magnin, Centro d'Arte Contemporanea, con Francesco Bonani che inaugurava la mostra Vernice, dove presentava in forma di installazione ambientale, un pannello direttamente applicato a parete in una delle stanze, quello che era lo Google Zeitgeist di quel momento, riferito poi a tutte le principali nazioni che coincidevano, secondo il nostro ragionamento, con la declinazione nazionale dei singoli Google, google.it.com e via dicendo. E quindi in questo senso questa esigenza l'abbiamo sentita subito, come abbiamo sentito l'esigenza che l'arte concettuale dalla quale provenivamo e proveniamo, si interrogasse su questi problemi, non sentisse in nessun modo la mancanza di una sfida importante anche di traduzione, che necessariamente anche con qualche tradimento di tutta appunto una ricerca che poteva in qualche maniera essere salvaguardata concettualmente soltanto nel momento in cui avesse avuto il coraggio di affrontare queste tematiche. Questo va detto anche rispetto a quello che normalmente è il modo di intendere la tecnologia nel mondo dell'arte. Storicamente abbiamo sempre avuto il New
il mondo dei new media, in qualche maniera l'art world, e l'art world, l'art world è quello ufficialmente inteso, quello appunto che esprime il sistema dell'arte, e il sistema dei new, della new media art in qualche maniera è un sottosistema poco collegato, con pochi ponti con quello dell'arte, del mondo dell'arte riconosciuto. Questo per molte ragioni, ovviamente per certi pregiudiziali, ma anche per la vocazione di quegli artisti, che pur importanti pionieri, di fare delle opere strettamente legate alla tecnologia, dove il punto di interesse era esattamente la tecnologia, più che il rapporto che questa tecnologia poteva avere, che in quell'epoca non poteva essere differente, con l'essere umano e soprattutto con la società. Diversamente, quando abbiamo cominciato a lavorare noi, invece, si era già affermata, chiaramente in un ambito d'avanguardia, la metà arte. Era quella forma d'arte che interrogava il web come mezzo effettivamente espressivo, e quindi l'utenza del web come il proprio orizzonte, in qualche maniera, elettivo e anche unico di pubblico. Interagendo in questi contesti, per la prima volta veniva verificato un nuovo concetto di pubblico, il fatto che appunto l'opera fosse interattiva davvero, che fosse pubblica in forma ancora una volta estesa, e che questa estensione portava a un concetto di botta e risposta, di feedback, che cominciava a diventare un valore rilevante, che probabilmente è rilevante è ora nell'economia dell'attenzione, perché all'epoca già si sperimentava in quei contesti, e che ancora era strettamente legata al contesto del web. Gli stessi protagonisti di quella stagione, molti di essi, hanno affrontato anche la stagione successiva, nella quale poi ci siamo immessi anche noi criticamente subito, contestando comunque questa separatezza e cercando invece di costituire con la nostra attività un ponte tra questi mondi concettuali, nel momento in cui effettivamente la diffusione della pratica del web, quindi della consapevolezza del web, la sua banalizzazione ha creato quell'ambito che adesso a livello internazionale nel dibattito artistico è chiamato post-internet, che non è un'espressione bellissima, non suona bene, certamente in pratica con molte tag, etichette, brand, non a caso uso questi tre termini, perché in qualche maniera afferiscono a tutto ciò, ma che comunque ha la praticità di poter coagulare una serie di ragionamenti, cioè l'acquisizione del web come consapevolezza comune, quindi non più come tecnologia in qualche maniera che promette magnifiche sorti e progressive, non come fonte di tecnoentusiasmo, di marketing, ma come una pratica acquisita nel quotidiano e che con un impatto che quindi diventa adesso, dopo questa consapevolezza, effettivamente attivo in tutta la sua virulenza e quindi nel tutto il suo interesse artistico, creativo, sociale e filosofico, evidentemente.